Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL. Ultimo aggiornamento. 8 giugno 2021. Cos'è soluzione per emodialisi C/acetato CONC? Galenica Senese. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è soluzione per emodialisi C/acetato CONC? Galenica Senese. Soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese è un farmaco a base del principio attivo soluzioni per emodialisi, appartenente alla categoria degli emodialitici e nello specifico emodialitici concentrati. È commercializzato in Italia dall'azienda Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL. Soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese calcio 1,75 mol/L, potassio 1,5 mol/L, sacca rigida da 5000 ml soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese calcio 2 mol/L, potassio 1,5 mol/L, sacca rigida da 5000 ml soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese glucosio 1G/L, calcio 1,75 mol/L, potassio 1,5 mol/L, sacca rigida da 5000 ml soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese glucosio 1G/L, calcio 1,75 mol/L, potassio 2 mol/L, sacca rigida da 5000 ml soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese glucosio 1G/L, calcio 2 mol/L, potassio 1 mol/L, sacca rigida da 5000 ml soluzione per emodialisi C/acetato CONC. Galenica Senese glucosio 2G/L, calcio 1,75 mol/L, potassio 3 mol/L, sacca rigida da 5000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo soluzioni per emodialisi, gruppo terapeutico emodialitici, forma farmaceutica soluzione, uso interno, indicazioni trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta, sovraccarico idrico, turbe del bilancio elettrolitico, trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili. Posologia: la posologia e le modalità di somministrazione vengono stabilite di volta in volta dal medico in base alle singole necessità. La scelta della concentrazione di potassio e di glucosio nella soluzione dipendono dalla potassiemia e dalla glicemia del paziente. Le soluzioni finali per emodialisi si preparano diluendo con acqua di qualità appropriata, acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi. Nel corso di tale diluizione devono essere prese tutte le precauzioni per evitare ogni contaminazione microbica. Prima dell'uso occorre riscaldare la soluzione alla temperatura corporea, vedere paragrafo 4.4. Agitare bene il medicinale prima dell'uso. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non esistono controindicazioni assolute all'emodialisi. Insufficienza respiratoria grave, gravi disordini nel metabolismo lipidico e malnutrizione costituiscono controindicazioni relative. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la soluzione non deve essere utilizzata per infusione endovenosa. Il bilancio idroelettrolitico del paziente deve essere attentamente monitorato. Iperidratazione e disidratazione possono determinare gravi conseguenze come la deplezione dei fluidi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: la concentrazione ematica di farmaci dializzabili PAD essere ridotta durante la dialisi. Se necessario potranno essere opportunamente variati i dosaggi farmacologici. I livelli plasmatici di potassio in pazienti in terapia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere soluzione per emodialisi C/acetato CONC.
Galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere soluzione per emodialisi C barra acetato CONC. Galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono disponibili dati clinici relativi al trattamento con soluzione per emodialisi concentrata con acetato galenica senese in gravidanza e allattamento, così come non sono disponibili studi sugli animali. In, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti sottoposti a emodialisi potrebbero manifestare effetti indesiderati che possono compromettere la capacità di guidare e usare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati più comuni di una emodialisi, specialmente quando troppo fluido viene rimosso dal corpo, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio non pertinente. Le eventuali conseguenze di un sovradosaggio includono ipervolemia, ipovolemia, disturbi elettrolitici o, in pazienti diabetici, iperglicemia. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Emodialitici, concentrati, codice ATC, B05ZA. Le soluzioni per emodialisi sono preparazioni contenenti elettroliti in concentrazione simile a quella della composizione del plasma. Proprietà farmacocinetiche non pertinente. Dati preclinici. Di sicurezza i dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Elenco degli eccipienti acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.